Per me la fotografia è un fortissimo strumento di comunicazione, è un linguaggio universale, piuttosto accessibile, anche se penso che non necessariamente una fotografia debba per sua natura essere sempre comprensibile. Sai, spesso si dice che le foto dovrebbero essere, spiegarsi da sole, è ovvio che è quello che le rende più universali come strumento di come linguaggio, però ci sono anche delle immagini che a volte hanno bisogno di fatica e di comprensione, di studio da parte dell'osservatore, perché hanno magari dei contenuti che non sono immediatamente accessibili. Si dice spesso un'immagine deve essere spiegata o no. Io penso che ci sono, come ci sono tante lingue, tanti linguaggi, tanti strumenti di comunicazione, anche la fotografia è molto ampia. Alcune immagini probabilmente non necessitano di essere spiegate, altre necessitano di uno sforzo da parte dell'osservatore, ma questo sforzo diventa un momento di relazione e di crescita. Se tu hai voglia di fare questo sforzo, di andare verso l'autore, probabilmente poi scopri qualcosa di nuovo, che ti meraviglia e quindi anche riesci ad avere una lettura diversa del lavoro di un autore. Mi sono avvicinato alla fotografia perché avevo un grande amore per l'illustrazione, fin da piccolo, e non sapendo disegnare vivevo questa cosa come una frustrazione, probabilmente sentivo la necessità di voler raccontare delle storie attraverso le immagini, ma non avevo la mano adatta. Poi a 28 anni ho scoperto la fotografia come strumento narrativo, non l'avevo mai presa in considerazione prima, è stata un amore a prima vista, da quel momento in poi anche una piccola ossessione. Ho iniziato a fotografare come tutti, studiando da solo, scattando amici, parenti, che sono anche i soggetti più difficili per un ritrattista. E poi piano piano, con l'esperienza, i primi clienti e quindi la scelta di fare il fotografo di professione. Le mie ispirazioni come fotografo sono tantissime, non necessariamente nei generi fotografici che poi faccio io personalmente. Mi è sempre piaciuto il lavoro di Richard Avedon come ritrattista, di grandi fotografi come Herb Ritts, ma anche di grandi reporter come James Nachtwey o di fotografi di strada come Elliot Erwitt. Amo molto il lavoro di Ellen Mark, di contemporanei come Matt Stewart, che seguo da tantissimi anni, però sono stato influenzato anche da illustratori, da disegnatori, quindi la mia passione per il fumetto ha fatto sì che autori come Otomo, Miyazaki, Shirow fossero comunque dei punti di riferimento, almeno grafici, per il mio lavoro. Affiancare dei fotografi di questo livello è stata sicuramente un'esperienza importante. Diciamo che quando si assistono questi fotografi non si ha molto tempo per fare delle domande e magari ricevere delle risposte, diciamo, specifiche, però vederli lavorare nel tempo. All'inizio era un po' frustrante perché non capivi esattamente se c'era qualcosa relativo a una tecnica fotografica, a un utilizzo particolare dello strumento. Poi capisci che in realtà quello che è importante imparare da questi fotografi è un'attitudine, il metodo, l'attenzione al dettaglio, la concretezza continua, la continuità, per cui da quel punto di vista quello che ho imparato è sicuramente che per ottenere dei risultati bisogna veramente lavorare duro. Diciamo che mi piace seguire ogni ambito del lavoro, quindi nel tempo mi sono specializzato nella parte di scatto ovviamente, ma anche nella post-produzione, quindi gran parte del mio lavoro lo seguo personalmente. Resta il fatto che essendo uno studio che si occupa anche di fotografia pubblicitaria ed editoriale, a volte abbiamo dei volumi di lavoro molto ampi, per cui ho formato delle persone per avere una mano che fosse comunque simile alla mia, per far sì che ci fosse una continuità stilistica, visto che poi la post-produzione è comunque un momento importante del processo fotografico, e a volte è anche strettamente legata all'impianto stilistico di un fotografo, per cui diciamo i lavori più personali li faccio io, i lavori commerciali spesso mi faccio dare una mano. Utilizzare strumenti Leica perché penso sia piuttosto evidente da un punto di vista di lenti, sono tra le migliori del mondo. E poi perché sono strumenti essenziali, io sono molto poco concentrato sullo strumento quando lavoro, anche se lo strumento è importantissimo, perché poi è l'oggetto con il quale facciamo fotografia, per cui per quanto ci si possa distaccare rimane comunque qualcosa con cui bisogna avere a che fare. Con l'essenzialità dello strumento Leica e la qualità delle lenti sono stati i motivi per cui ho scelto queste macchine fotografiche. Lo strumento è importante perché è qualcosa di estremamente intimo. Non voglio dire che un fotografo non possa ottenere dei risultati simili con altre apparecchiature, sarebbe una bugia, però poi ognuno di noi ha una relazione intima col proprio strumento, uno strumento che senti più nelle tue mani, e questo per me è successo con le macchine fotografiche Leica.
durante dei momenti di formazione, il mio workshop di fotografia di strada, alcuni studenti mi hanno visto scattare con la macchina non all'altezza dell'occhio, ma a punti di vista differenti. Questo perché lo faccio per il semplice fatto che intanto non voglio limitare il mio scatto a quello che è il mio punto di vista naturale, voglio poter avere diversi punti di vista. E ovviamente scattare senza guardare nel mirino necessita di tantissimo allenamento. Io lo faccio in continuazione, tutte le settimane faccio degli esercizi di puntamento della macchina senza averla, diciamo, all'altezza dell'occhio, proprio per poi quando scatto magari non prendere solo un cielo, solo un pavimento, ma riuscire a inquadrare quanto più possibile della scena. Questo è ovvio che si aumenta di precisione man mano che ci si abitua a farlo. Spesso si sbaglia, ma la street photography per sua natura è un po' la disciplina del fallimento. Ogni tanto esce una foto buona, il resto è tutto un lavoro di ricerca continua, di, no? Io penso che la street photography sia una disciplina un po' bistrattata da questo punto di vista, nel senso che si fa fatica a darle una riconoscibilità come disciplina a sé stante. E secondo me questa sua, diciamo, mancanza di confini, questa difficoltà di poterla definire in maniera chiara è in realtà un punto di forza, la rende una disciplina molto ampia che può essere interpretata da diversi autori in tantissimi modi. Penso che sia molto diversa dalla fotografia di documentazione. Hanno tutte e due come palcoscenico la realtà, solo che per la fotografia di documentazione probabilmente la realtà è una sorta di fine, no? Quello di voler documentare o comunque anche se è un punto di vista voler raccontare un evento, qualcosa che succede. Per la fotografia di strada, invece, penso che la realtà sia uno strumento, non è il fine ultimo. Io penso che il fotografo di strada, almeno nella mia fotografia di strada, intercetti attraverso quel potente strumento che è l'inquadratura una serie di elementi della quotidianità, li racchiudi all'interno del fotogramma e li metti quindi per loro natura in relazione. E sono degli elementi che magari non nascono per essere messi in relazione, ma l'autore li racchiude nel fotogramma e costruisce qualcosa di nuovo. Per questo penso che la fotografia di strada sia molto più vicina al fine art, al lavoro autoriale, più che alla fotografia di documentazione. Sai, sono molto simili a volte da un punto di vista dell'impianto stilistico, per cui si fa confusione e poi ci sono molti reporter che fanno anche fotografia di strada, per cui a volte è difficile capire quando si passa dall'uno o dall'altra. Però sono due discipline molto diverse. Non trovo difficile passare da un genere all'altro, diciamo che lo faccio più che altro per necessità, probabilmente il grande amore per la fotografia mi ha fatto poi confrontare con dei generi differenti. E ovvio ci vuole un'ottima gestione del tempo e questo mi aiuta il fatto che ho uno studio che mi supporta e una serie di persone che mi aiutano a potermi muovere in maniera agile da una campagna pubblicitaria, una sessione di ritratto, un editoriale, a un momento magari più personale di fotografia di strada. Per riuscire a ottenere dei risultati, ovvio, ci vuole veramente tanta, tanta disciplina, metodo, attenzione al dettaglio, però penso che poi quel motore che è la passione ti permette di riuscire a fare questa cosa, insomma, senza troppi problemi. Diciamo che come ritrattista devo confrontarmi con diverse tipologie di ritratto, dal ritratto su commissione, ovvero quando poi mi viene commissionato da una rivista o da un privato un ritratto personale, poi invece tutto lavoro di ricerca personale. Clownville nasce come un momento di ricerca sulla metafora della maschera. Ho scoperto attraverso una serie di esperimenti, perché poi Clownville è il risultato poi di un processo più lungo, dove mi capitava di trasformare le persone, che quando le persone indossano una maschera, ad un certo punto ti concedono degli sguardi diversi. E mi sono sempre domandato se fossero degli sguardi che, protetti dalla maschera, fossero, diciamo, più veri. Quindi che la maschera liberasse per certi versi lo sguardo. Questa è un'impressione che ho avuto e quindi dalle prime foto che sono state fatte fotografando amici, persone che conoscevo, per cui quindi ho potuto riconoscere questa trasformazione, l'ho applicata poi, l'ho declinata su visi più disparati, colleghi fotografi, attori, vicini di casa. Diciamo che Clownville da quel punto di vista è legata molto allo sguardo delle persone che trovo interessanti, per cui quando mi piace uno sguardo gli chiedo di voler fare questa esperienza e di solito è molto interessante. Diciamo che Clownville è un progetto dove la trasformazione è un punto cruciale, importante, per cui e non è detto che la mortificazione venga evitata a tutti i costi. A volte magari entrare nel grottesco permette anche di poter sperimentare in ambiti diversi che posso trovare interessanti. In fin dei conti è un lavoro autoriale, per cui il soggetto fotografato diventa uno strumento. Quello che cerco di raccontare attraverso Clownville è una
una condizione di trasformazione e di rivelazione dello sguardo che per certi versi non deve essere necessariamente rappresentativa del soggetto. La maschera diventa uno strumento, lo sguardo diventa un'opportunità per raccontare una condizione che può non essere quella necessariamente naturale del soggetto che sto fotografando, può essere qualcosa di molto distante da quella persona, per cui non mi pongo il problema, diciamo. Quando si ha a che fare con la committenza, ovviamente è più un lavoro artigianale, per cui non si tratta di dover fare un lavoro autoriale, quindi per molti fotografi magari può sembrare qualcosa che li snatura. Io per mia natura non sento questo problema, anzi, a parte che il mio studio vive di questo, per cui è sempre un'opportunità di crescita anche economica e salutare, ma diventa anche una sfida, perché a volte ci dobbiamo confrontare con dei generi fotografici che non sono sempre affini a quello che facciamo noi. E anche delle sfide su dei progetti che magari hanno delle difficoltà di budget e quindi delle cose che dobbiamo risolvere attraverso proprio la capacità artigianale di costruire le immagini. Penso che quello che ogni persona produce sia il risultato della propria capacità di sintesi del proprio essere, no? Io penso che uno sguardo educato si riconosca. Per cui l'educazione e la cultura sono importanti. Esistono delle persone che sicuramente hanno un'attitudine verso la costruzione di immagini equilibrate, armoniche, che però probabilmente possono mancare un po' di contenuto. A volte si percepisce la mancanza di cultura di un fotografo che però ha un buon occhio. Quindi quando si ha un buon occhio diventa un'opportunità che se alimentato con cultura e sapienza, allora probabilmente poi si possono costruire delle immagini che hanno anche una fortissima magari componente narrativa.